Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione di letteratura parliamo di uno dei componimenti più famosi di Francesco Petrarca. Si tratta della lirica Voi che ascoltate il rime sparso e il suono che apre il canzoniere. Il canzoniere, come abbiamo già detto, è in tutta la produzione di Petrarca la sua opera più famosa ed è una raccolta di poesie di 366 componimenti per l'esattezza, che vanno a raccontare, vanno a costituire una sorta di diario interiore dell'esperienza d'amore che Petrarca ha vissuto. Ci sono poi, oltre alla tematica amorosa, anche altri spunti nel canzoniere, ma prevalentemente si tratta di un percorso spirituale e di una riflessione interiore legata appunto alla tematica amorosa. Il componimento che analizziamo oggi è un sonetto, quindi da un punto di vista formale è costituito da quattro strofe, le prime due sono quartine e le altre due sono terzine, e si tratta di un'opera particolarmente significativa nella produzione di quest'autore. Questo lo capiamo già dal fatto che l'autore stesso sceglie di metterla in apertura di quest'opera, quindi chiaramente conferisce un significato particolare a questo componimento. E possiamo dire che già in questa lirica di apertura si ritrovano tutti gli elementi significativi della raccolta. Quindi abbiamo innanzitutto una forte soggettività dell'autore, quindi il fatto che Petrarca metta se stesso in primo piano e faccia della propria vicissitudine interiore proprio il cuore di questa composizione. E poi anche il tema del conflitto, del contrasto fra l'amore terreno, quindi questo amore che lui prova per Laura, per questa donna conosciuta in giovane età e a cui si spererà per tutta la vita, e d'altro canto invece il desiderio di dedicare la propria vita all'elevazione dello spirito. Non dobbiamo dimenticare infatti che Petrarca aveva preso gli ordini minori, quindi vive questa esperienza amorosa in modo molto contrastato. E a differenza di Dante, che in Beatrice vede proprio una donna che porta l'uomo ad elevarsi, quindi l'amore viene visto come mezzo di elevazione verso Dio, per Petrarca l'amore è qualcosa che viene percepito in modo più terreno, quindi pur essendo sempre un sentimento molto nobile, molto raffinato, anche idealizzato se vogliamo, però viene vissuto con tutte quelle sfumature proprio di tormento e di passione molto terrene, quindi viene percepito come un sentimento che non sempre e non necessariamente avvicina Dio, ma addirittura può mettersi in contrasto con l'esigenza di una vita spirituale se questo amore, ad esempio, oltre a non essere ricambiato, è anche magari clandestino, in qualche modo vietato dalle regole della morale. Da un punto di vista formale, questo sonetto è costruito in modo molto equilibrato, rappresenta proprio una sintesi, un equilibrio perfetto, è diviso in due parti, ciascuna delle quali a sua volta è divisa in due, e si può notare proprio una strettissima corrispondenza fra la struttura sintattica, quindi la costruzione, la disposizione delle frasi. Abbiamo due periodi in tutto. Il primo periodo, quindi la prima frase complessa che abbraccia le prime due quartine e il secondo periodo che invece abbraccia le due terzine, quindi una bipartizione molto precisa. E dicevo appunto corrispondenza fra la struttura sintattica e la scansione metrica, proprio perché da un punto di vista metrico il sonetto è diviso in due parti. Quindi, così come il sonetto è diviso in due parti, allo stesso modo le due frasi che formano questo componimento sono abbinate una alle prime due strofe e l'altra alle seconde due. Ecco, adesso leggiamo proprio questa poesia cercando di spiegare verso per verso il significato. Voi che ascoltate il rime sparso e il suono di quei sospiri ond'io nutriva il core, in sul mio primo giovanile errore, quando era in parte altr'uom da quel ch'io sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà nonché perdono. Quindi queste erano le prime due strofe e entrambe appunto costituiscono un'unica frase. Quindi qua Petrarca si rivolge al lettore dicendo: o voi, quindi o voi lettori che ascoltate il suono, il rime sparse, quindi ascoltate la sonorità
espressa in componimenti sparse, quindi in rime scritte in vario stile. Il suono di quei sospiri si sta riferendo ai sospiri d'amore, quei sospiri dei quali io nutrivo il mio cuore. All'epoca del mio primo giovanile errore, l'errore giovanile ovviamente è quello dell'innamoramento, quando era in parte altrui da quello che io sono, cioè quando parzialmente ero un uomo diverso da quello che sono attualmente. Poi prosegue nella seconda strofa, del vario stile in che io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi, eccetera, e poi dice spero trovar pietà. Quindi per comprendere il senso dobbiamo spostare il verbo all'inizio, quindi mettendo il verbo spero prima del resto della frase, perciò spero di trovare pietà e perdono per quello stile mutevole in cui mi lamento e rifletto, questo piango e ragiono, mi lamento e rifletto dibattendomi fra delle speranze illusorie e un dolore inutile, quindi le vane speranze e il van dolore. Petrarca non a caso ripete l'aggettivo vano sia per speranze che per dolore, questo tema della vanità anche che si richiama alla tradizione biblica, ripeto, Petrarca era un sacerdote, quindi aveva bene in mente il tema della vanità delle vanità, no? Ecco, quindi il fatto di sottolineare che tutta questa esperienza amorosa che l'ha visto sperare da un lato e soffrire dall'altro, alla fine di un percorso di vita, ricondotto ad una riflessione, porta alla consapevolezza dell'inutilità di quello che si è vissuto. Ecco, quindi tornando alla parafrasi, spero di trovare pietà e perdono per questo stile mutevole in cui mi lamento, nel quale rifletto, dibattendomi tra speranze illusorie e inutile dolore. Ecco, Petrarca aggiunge anche ove sia chi per prova intenda amore, cioè se ci fosse qualcuno chi per prova, cioè per esperienza personale, intenda amore, cioè possa comprendere che cos'è l'amore. Quindi si sta rivolgendo, è vero, in generale a tutti i lettori, ma nel momento in cui chiede compassione, si rivolge soprattutto a chi fra i lettori ha provato sulla propria pelle che cosa sia l'amore e quanto possa far soffrire. Quindi cerca proprio un'immedesimazione, del lettore nella propria vicenda personale, e in questo manifestando un atteggiamento molto moderno, quello che noi oggi chiamiamo empatia, quindi cerca l'empatia del lettore e sottolinea appunto se ci fosse qualcuno che per esperienza personale può capire che cosa sia l'amore, beh, spero a questo punto di trovare presso di lui pietà per i miei errori, per la mia condotta vana. Poi nella seconda parte, quindi analizzando le altre due terzine, ne ridò lettura. Ma ben veggio orsì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno. E del mio vaneggiar vergogna il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Quindi in queste ultime due strofe il poeta trae proprio le conclusioni di questa esperienza, dice: ma ora vedo bene come io fui oggetto di chiacchiere, di pettegolezzi per tutti per molto tempo, no? Come al popolo tutto favola fui, fui una favola, fui motivo di derisione. Per cui spesso mi vergogno di me stesso con me medesimo. Anche qua questo di me medesimo meco mi vergogno. Qui è presente un'allitterazione, ossia una figura retorica che consiste nella ripetizione di uno stesso suono, in questo caso la consonante M, che sottolinea il concetto di me medesimo meco mi vergogno. Quindi va proprio ad enfatizzare questo senso di profonda vergogna, questo pentimento. E del mio vaneggiar vergogna il frutto, quindi il risultato, il frutto di questo mio vaneggiare, ancora una volta il concetto di inseguire le cose vane, quindi torna per la terza volta questa vanità, ecco il frutto della mia vanità non è nient'altro che la vergogna. E il capire chiaramente che le passioni terrene non sono altro che un breve sogno, quindi quanto piace al mondo è breve sogno. E ancora una volta il tema della mondanità, no? Del mondo contrapposto all'universo spirituale, anche questo è un tema molto caro alla tradizione biblica.
Ecco, su questo primo componimento sono tantissime le osservazioni che si potrebbero fare. Quindi quella che abbiamo fatto adesso è proprio una parafrasi che va a scandagliare il primo significato del componimento. Sicuramente un aspetto interessante è proprio a livello di equilibrio formale anche la scelta di certi termini. Ad esempio, nelle rime, noi abbiamo nella prima strofa core, errore e nella seconda strofa dolore e amore, quindi la stessa rima e le parole chiave sono proprio cuore e amore e dall'altra parte errore e dolore che sono disposte in modo simmetrico, quindi formano un chiasmo, altra figura retorica. Quindi abbiamo il collegamento del cuore con l'amore, una rima tipica, e invece appunto dolore ed errore. Lo schema metrico globale delle rime è quello nelle prime due strofe. Abbiamo ABBA, quindi la rima incrociata, e poi abbiamo CDE nelle seconde due, quindi la ripetizione dello stesso schema di rime. Ecco, possiamo dire che appunto la scelta di queste parole, da un punto di vista semantico, già ci riassume tutto il contenuto del canzoniere, quindi l'errore, il dolore, l'amore, sintetizzano già proprio i temi centrali su cui Petrarca tornerà più volte, ovviamente offrendo differenti sfumature nei diversi componimenti. Con questa lezione abbiamo terminato, io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e se la lezione vi è piaciuta vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima! Thank you.